Sì, il teatro di questo sgombero a Ulx in Alta Valsusa è stato in questi due anni spesso l'ultimo approdo prima del tentativo di superare il confine italo-francese da parte di molti migranti una casa cantoniera occupata e autogestita da anarchici dal dicembre 2018 al momento dell'arrivo della Digos gli occupanti erano barricati all'interno necessario l'intervento dei vigili del fuoco per abbattere quattro diversi livelli di porte nessuna tensione poi durante le operazioni di sgombero all'interno la polizia ha trovato persone di origine magrebina, afghani, pakistani, tra loro donne, 20 bambini in attesa di tentare l'attraversamento illegale che avviene spesso di notte nella neve del confine francese attraverso il valico del Monginevro. Denunciati 13 anarchici che vivevano nell'edificio, le famiglie di migranti sono state accompagnate in tende riscaldate poi su pulmini verso punti di accoglienza. La casa Cantoniere era diventata simbolo delle proteste contro le politiche sull'immigrazione, contro i respingimenti da parte francese, crocevia di tentativi e storie drammatiche, ma anche luogo ha detto ieri in una nota alla Prefettura in di condizioni di degrado e in pessime condizioni igieniche. A voi.